Giuseppe, Cruciani, a tutti i ragazzi della Zanzara, pure a tutti i seminchi David, a tutti, che la Zanzara non chiude mai, la Zanzara non chiuderà né ora e né mai, ormai voi siete condannati ad andare in onda per sempre. Poi quando fra 100 anni qualcuno di voi non ci sarà più, allora per forza di cose la Zanzara verrà chiusa. Ma fino a quando c'è la salute, picciotte, a maghiera avanti, perché l'Italia ha bisogno della Zanzara, l'Italia ha bisogno di voi. Voi siete parte integrante del nostro paese, voi praticamente, anzi, parte essenziale del nostro paese. Quindi non diciamo minchiate, Giuseppe, gli simole, fatelo viene il simolo, non ci rompere la minchia, assicuta a Parenzo che ultimamente è troppo negativo, e andiamo avanti con la Zanzara, il più grande programma radiofonico degli ultimi 50 anni in Italia. Non ci scassate la minchia, dobbiamo chiudere. Ma quale dobbiamo chiudere? Che appena venite watch Radio 24 non fallisce, non chiude. Minchia, ma avete a puntare pure questa cosa una coscienza, evitate ragazzi, dai, andate avanti, la corte è sempre number one. Uè, Giuseppe, pare che mi è arrivato un link che mi sta facendo innervosire, che vuoi mollare la Zanzara. E non scherzare, non scherzare, Giuseppe, perché guarda quanto è vero Dio, vengo sotto casa e ti faccio una protesta, striscione tutto, non ti faccio più dormire di notte. Ma veramente, ma non scherzare, non lasciare la Zanzara in mano a Parenzo Gottardo, veramente. È come passare da Van Basten Gullit a Borini Bakayoko. Ma non scherzare, guarda Giuseppe, veramente mi incazzo, mi incazzo, vengo fuori da tutte le trasmissioni, da Pardo, da tutti, non ti faccio più vivere. Non scherzare, Giuseppe, non scherzare, Mamma mia, allucinante. C'è qualcuno che non ha capito bene, però, c'è qualcuno molto che non bene, ha capito bene. Strano. No, viva. Non ha capito bene semplicemente uno stato d'animo, certamente una prospettiva, una data, un fine lavori, tutto finisce, quello che vuoi. Tutto. Ma c'è anche un forse, vediamo che succede durante l'anno. Tutto finisce. Ma tutto finito, finisce. Cosa? Ma non c'è niente. L'anno prossimo sarà il 10° anno, siamo insieme da 10. Tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Sì, ma quello certo. Tutto ha una fine e quindi è chiuso, chiude la clave. Il prossimo anno sarà un anno meraviglioso, però ve lo diciamo, l'ultimo anno. Ci saranno nazisti, ci sarà gente che farà l'amore in diretta. Costruiremo un grande campo rom dentro Radio 24. Cioè tutto quello che avete visto finora è nulla. Nell'ultimo anno capiterà davvero di tutto. Poi basta però, fine, chiuso. I mostri torneranno alle loro solite occupazioni, faranno parte appunto della Lega, dei Fratelli d'Italia, quelli che chiamano, no? I mostri. La maggioranza silenziosa tornerà a studiare, sine ira et studio, nelle biblioteche. E al posto della Zanzara, dalle 18.30 alle 21, ci sarà Ernesto Galli della Loggia che leggerà la Costituzione. E tutto torna nella normalità, cari amici. Sì, però ragazzi, lasciatemi dire la mia. Questa costruzione, questa immagine di Parenzo che non è stata concordata col sottoscritto, può avere anche una sua validità. Finito, bellissimo, chiude tutto l'anno prossimo, ultimo anno, naturalmente. Tutto cambia, tutto cambia, dadaismo, bellissimo. Però del resto, scusami, poi spieghi. Dimmi. Ma hanno preso il potere, Steve Bannon comanda, Putin pure, ha preso il potere la Lega. E cosa vuoi di più, fratello caro? La tua funzione si è, come dire, esaurita. I mostri governano. Voglio dire, cosa c'è di più? Un comico che ha fondato un partito è diventato, anche grazie a questa trasmissione, nel corso degli anni un partito di governo. Cosa puoi combinare di più? Cosa puoi auspicare di più di quello tutto che questo è avvenuto? Tutto questo che tu dici è avvenuto senza la mia volontà, è avvenuto così indirettamente. Lo hai accompagnato. Ma no, il paese, abbiamo accompagnato il racconto del populismo avanzante, quello sì, ma non la condivisione, perché qui c'è stata sempre battaglia. Poi voglio dire una cosa, ragazzi, molti mi scrivono: no, lascerai. Io ho detto semplicemente che la mia intenzione è, poi in un anno succedono tante cose, anche crepare, anche morire, anche altre cose, cioè può succedere di tutto, succedere, l'adrenalina, oggi è quella là,
fra un anno, no, chissà qual chiude. È l'adrenalina, sì, chissà appunto, qual è chiude, l'adrenalina, si chiude. Cioè magari si, chiude tutto, si resta in un'altra veste, che cazzo ne so, no, ma che, ma tutto finito, mi state dai, preoccupando, sì. Qualcuno si preoccupa giustamente perché ama questa, sì, trasmissione, nonostante quello che dice Parenzo, qualcuno, sì, si preoccupa, sì, no, ma calma, manca un anno, calma, all'attacco, no, perché all'attacco. I comuni stanno rimettendo a posto le politiche sociali, perché tutti questi disadattati che chiamano qui, che fine faranno? Questa è la domanda vera. Che fine faranno questi disadattati che telefonano all'800 24 00 24? Noi eravamo convenzionati con le ASL, sì, locali, per tanto con tempo il lo Ministero siamo stati, della, sì, Salute. Per tanto quindi, tempo lo siamo stati. Per tanto che tempo. Fine faranno questi? Allora, intanto, fermi tutti, ragazzi. Fermi tutti. Mi sembra di capire che il vichingo è tornato in azione. Davide Fabio.